Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi porto qui sul canale una piccola chicca. Parliamo di post-produzione, parliamo nello specifico di Lightroom e nel nostro caso di file RAW, i RAW provenienti dai nostri smartphone, anche se questo è un processo che funziona in generale per qualsiasi file RAW. Quando si parla di post-produzione è sempre un argomento un po' spinoso e delicato, in quanto, parliamoci chiaro, non esistono dei metodi giusti in senso assoluto. Non è infatti questo un tutorial su come fare post-produzione ai vostri scatti, ma è più che altro uno dei tanti metodi che si possono applicare nel iniziare il vostro processo di post-produzione e in qualche modo, secondo me, potenziare e ampliare le possibilità creative vostre e sfruttare appieno le potenzialità non tanto della camera, dello smartphone, ma appunto del file che vi ritrovate tra le mani. E ciò di cui parliamo oggi sono i profili. Prenderemo come esempio iPhone, non per altro ma perché sappiamo che gode di maggior compatibilità in generale con un po' tutti gli ecosistemi software, incluso Lightroom e incluso anche ciò di cui vi andrò a parlare fra pochissimo, ovvero l'utilizzo dei profili lineari. Facciamo un passo indietro, una rapida intro su che cosa si intende per profilo. Sostanzialmente quello che dobbiamo capire è che quando noi scattiamo in RAW e ci ritroviamo tra le mani un file RAW o DNG, questo non è nient'altro che un contenitore di informazioni, di dati, che ogni software interpreta e con cui ogni software si deve in qualche modo matchare, mettendo in relazione appunto il profilo della camera e il profilo del software stesso. Per farla breve, è per questo motivo che sostanzialmente quando noi vediamo un file RAW su diversi non schermi ma proprio software, possiamo ottenere delle riproduzioni differenti, delle visualizzazioni differenti. Ad esempio, quando scattiamo in galleria magari vediamo il file RAW in un certo modo, se lo importiamo su Snapseed lo vediamo in un altro modo, se lo importiamo su Lightroom lo vediamo in un altro modo ancora. Quindi in sostanza il profilo determina il punto di partenza da cui inizieremo a lavorare sul file. Partire da un buon profilo può agevolare la lavorazione stessa e aiutarci a sfruttare appieno il potenziale del file e del programma. Vi porto su Lightroom con me e vi faccio vedere velocissimamente come funziona e soprattutto che cosa si intende per profilo lineare, che è il concetto che voglio introdurvi oggi, che secondo me può dare una svolta alle vostre lavorazioni, specialmente se avete iPhone, ma comunque in generale indipendentemente dalla camera con cui scattate. Cosa notiamo? Allora, non è un caso che Lightroom ci posiziona il profilo da un po' di versioni a questa parte, da un po' di anni ormai, subito qui in alto, perché appunto ci ricorda il programma stesso che è la cosa fondamentale da cui partire, su cui plasmare il nostro metodo di lavoro. Nel caso specifico di iPhone, l'Apple Pro RAW è un profilo che tende, guarda caso, a farci partire da un file dalla resa molto accesa, brillante, abbastanza satura e molto sotto stress nel rapporto contrasto gamma dinamica. Sostanzialmente si fa in una direzione che è un po' quella di un filtro HDR, se vogliamo. Tant'è vero che se lo scarichiamo un pochettino immediatamente si perde questo effetto. Adesso questo è un caso un po' estremo perché siamo praticamente quasi in controluce, ma notiamo che la direzione è un po' quella. Ora cosa succede? Lightroom ci mette a disposizione tutta una serie di profili standard di Adobe su cui noi possiamo plasmare il nostro punto di partenza. Lo standard, che è molto crudo, neutro, spegne un po' qualsiasi tipologia di aiuto, paesaggio e così via. Ce ne sono molti altri. Voi mi vedete passare da un profilo all'altro. Effettuare questo genere di passaggio è differente da effettuare un passaggio da una resa a un'altra utilizzando i cursori del programma, ovvero che se io da Adobe Intenso, che in questo caso mi dà questa resa, voglio raggiungere questa resa, che è quella dell'Apple Pro RAW, utilizzando i cursori inizierò già ad intaccare, a caricare il mio file con delle lavorazioni, oltre che a sfruttare appunto il potenziale del programma. Quindi è un processo molto differente ed è per questo molto importante quindi scegliere
in prima battuta il profilo corretto. Cosa succede ora? Online, sul sito che vi lascio qui sotto in descrizione, il primo sito, link che trovate nella descrizione e vi ci porto, vi lascerò due pagine. Una pagina dove abbiamo più una spiegazione teorica del concetto e una pagina dove abbiamo i profili veri e propri, un riassunto e i profili veri e propri da scaricare, dove ci viene messo a disposizione il profilo lineare di sostanzialmente quasi qualsiasi camera presente sul mercato e nel caso degli smartphone purtroppo solo di iPhone, Samsung e i Google Pixel. Non serve che vi faccia un tutorial su come scaricare il profilo, è veramente semplicissimo e poi è tutto spiegato. Nel caso di iPhone abbiamo veramente qualsiasi modello a partire dal 6S in poi, c'è tutto, ovviamente ogni lente e quindi ogni sensore ha un suo profilo lineare perché il profilo si matcha sempre con il sensore della camera, questo è un concetto fondamentale specialmente per gli smartphone visto che ogni lente ha un sensore differente. Succede che quando li scaricherete ve li troverete qui nel mio caso comunque dove li avete salvati e poi su Lightroom in maniera molto molto semplice andando su sfoglia più potete importare il vostro profilo, io adesso questi li ho già importati e nel menu profili vi ritroverete il profilo importato se solo ed esclusivamente se corrisponde al sensore della camera rapportato appunto al profilo che abbiamo scaricato. Quindi in questo caso questa è una foto scattata con la camera principale di iPhone, la 1x24mm e infatti ho linear iPhone back camera. Se vado su una foto scattata col teleobiettivo cambia, vedete? Back telefoto camera, molto semplice. Vediamo cosa succede col profilo lineare e poi vi spiego perché è una svolta ed è secondo me importantissimo sfruttarlo. Come potete notare rispetto già ai profili Adobe che abbiamo visto prima, che andavano un po' a rendere veramente difficile il punto di partenza, ci troviamo sostanzialmente di fronte a una resa che potrei definire, rubando il termine dal mondo video, che poi è il mondo da cui io provengo e forse è per questo che mi trovo tanto bene a impostare la mia lavorazione così, flat, piatta sotto tutti i punti di vista, quindi a livello di contrasto e saturazione. Tant'è vero, c'è proprio una similitudine col mondo video e con tutta la registrazione in RAW, con profilo film, OS log, insomma con la resa flat, perché anche qui, nel caso di utilizzo di questo profilo lineare viene consigliato in fase di scatto di sovraesporre un pochettino. Il concetto è quello di portare al limite il sensore per far sì che abbia più pixel luminosi possibili fino a poco prima del clip delle alte luci. Proprio per questo motivo allo stesso tempo è molto difficile avere degli eccessi rispetto magari ai profili generici di Adobe, quindi un file eccessivamente chiuso che ci fa partire da un nero assoluto o da una bruciatura estrema, ovviamente poi dipende da come abbiamo scattato. Questo perché rispetto ai profili di Adobe o al profilo di Apple stessa ci ritroviamo davanti a un profilo studiato ad hoc su quel sensore che non ha come obiettivo principale, cosa che invece hanno tutti gli altri profili, quello di darci una resa già in qualche modo funzionale, che si possa avvicinare alla realtà. Quando noi programmiamo di fare color su una fotografia, in questo caso color magari anche abbastanza abbondante, comunque vogliamo dedicare parecchio spazio alla post-produzione, quel punto di partenza vicino alla realtà non aiuta per niente, può sembrare paradossale ma è così. Vi faccio vedere un esempio specifico, questo è il file prodotto da iPhone con il profilo Apple Pro RAW, questo è lo stesso file con applicato il profilo lineare studiato ad hoc su questo sensore e questo invece è un profilo Adobe standard casuale nel caso in cui non volessimo usare l'Apple Pro RAW e pensassimo ma sì, ma chi se ne frega di scaricare il profilo lineare, ce ne sono così tanti qui. Questo è lo standard, quindi in teoria quello meno invasivo possibile ed ecco cosa combina. Faccio vedere anche nel caso in cui dicessi vabbè allora basta scaricare un po' il profilo Apple Pro RAW, vedete cosa succede?
Lo faccio vedere con un altro esempio. Questo è l'Apple Pro RAW, questo è il profilo lineare e questo è quello che succede se invece vado a selezionare un generico Adobe Standard, ecco qui, o magari se vado a scaricare l'Apple Pro RAW. Utilizzo il profilo lineare e questo faccio un po' fatica a spiegarvelo, dovete proprio toccare con mano, fare dei confronti, ma riusciremo ad avere una risposta dei cursori del lavoro che vogliamo andare a fare molto più precisa, sia in termini di luminanza, quindi di cursori legati alla correzione dell'esposizione, che in termini di colorimetria, tutto ciò che riguarda il mondo dei colori, qui il vantaggio è ancora più grande. La lavorazione sarà sicuramente un po' più lunga magari, perché appunto partiamo dalle fondamenta del file, ma allo stesso tempo quindi più appagante e con maggior potenzialità. È un po' come voler costruire la casa dei propri sogni e partire da una casa che già esiste, oppure dalle fondamenta e costruirla realmente come vogliamo noi. Non so se la metafora regge, se mi avete capito, ma il concetto è un po' questo. Io vi ho voluto portare questa cosa, che magari è un po' specifica, un po' molto di settore, perché è un po' il solito discorso, però credo che a livello a cui si è arrivato oggi con gli smartphone, con i camera phone, soprattutto in termini economici, vale la pena in qualche modo, ecco, fare quel piccolo sforzo in più. Questo è un processo di import che fate una volta e poi il vostro profilo rimane lì e ogni volta che importate una foto dovete solo selezionarlo al volo. Vale la pena appunto applicarsi un pochettino e per sfruttare appieno questi mezzi che ormai hanno tanto potenziale e che soprattutto sono tanto tanto costosi. Se vi è piaciuto questo video, se l'avete trovato utile, fatemelo sapere nei commenti, sperimentate e fatemi sapere se effettivamente c'è stata una piccola svolta nella lavorazione dei vostri file, se riuscite a raggiungere più facilmente, più agilmente la resa che vi siete prefissati. A proposito di Lightroom, sul mio sito trovate sempre dei preset Lightroom pensati appositamente per smartphone in offerta a 5 euro, che potete scaricare sia per iOS che per Android, sia per Lightroom Mobile che per Lightroom Desktop. E direi che noi ci vediamo alla prossima.